Amici cari telespettatori, rieccoci al nostro consueto appuntamento dell'altra voce. Vi stiamo proponendo adesso una serie e chi ci segue da tanto tempo lo sa che le serie sono costituite da sei trasmissioni. E vi stiamo proponendo una serie, sinceramente per me una serie, forse una delle più belle, perché avremo modo di parlare in modo specifico del Signore Gesù Cristo partendo dalla sua infanzia, poi mano a mano per il suo percorso ministeriale. Ma consentitemi prima di proseguire in, uh, per questo argomento di presentarvi i pastori che sono qui nel nostro salottino dell'altra voce. Sulla mia sinistra c'è il pastore Michele Romeo, il pastore Paolo Malerba e Daniele Bachmann, che ormai siamo diventati abbastanza familiari, perché sono già diversi anni che trasmettiamo... Eh, grazie a Dio, questa trasmissione. Facciamo questo piccolo talk show, come lo chiamano oggi, e lo facciamo veramente con amore perché speriamo, se non altro, di dare un nostro contributo, un contributo gratuito ovviamente, per quanti ancora amano la parola di Dio e sono interessati alla parola di Dio. E detto questo, la nostra trasmissione si svolge sempre con una serie di domande, domande che ci servono soltanto a uno scopo quello di rendere l'argomento un argomento che sia completo nel limite del tempo a nostra disposizione e che abbia una certa corposità. Detto questo passiamo alla prima domanda che rivolgo al pastore Michele Romeo. Come sempre è una domanda necessaria. Secondo il tuo punto di vista, perché Gesù nasce in un certo periodo storico e non in un altro? Beh, sicuramente questa prima domanda ancora una volta ci pone in antitesi a quella che è la teoria evoluzionistica, nella quale le cose succedono per caso e in un processo di tempo illimitato, a volte di migliaia di anni. Mentre la parola di Dio ci dice che le cose non sono mai successe per caso ma succedono per uno scopo ben preciso e quando Dio fa le cose le fa in un modo immediato, non ha bisogno di lunghi tempi per attuare eh, l'evento più grande. Bene, tornando alla domanda specifica in questione che mi è stata posta, ecco, se ritengo che eh, sia stato un tempo casuale o specifico, qui si risponde Senz'altro la parola di Dio, la quale ci dice che nel compimento dei tempi, cioè un disegno certamente da parte di Dio, preordinato, preciso e anche in un tempo determinato, perché i tempi non sono nostri, i tempi sono tempi di Dio e siccome Lui è il Signore del tempo e dello spazio, gli eventi importanti gli eventi che hanno cambiato la storia della società e senz'altro la nascita di Gesù è stato un momento che ha cambiato la storia della società, e è avvenuto in un momento specifico anche socialmente parlando e politicamente ricordiamo che col tempo l'impero romano dominava il mondo la lingua greca era la lingua più parlata e la giudea in quel tempo Israele si trovava sotto il dominio di Roma per cui una crisi anche e soprattutto per il popolo ebraico una crisi spirituale profonda ormai da quattro Anni eh, già non si sentiva una parola profetica così come era abituato quel popolo per tutto il corso della storia, c'è questo silenzio di questo spazio così lungo che poi viene interrotto da questo annunzio meraviglioso. Sicuramente non un caso, non una combinazione. E così direbbe l'incredulo, così direbbe eh, l'evoluzionista o il sapiente secondo la sapienza umana. Noi insieme, ripeto alla parola di Dio, sappiamo che il tempo di Dio, quando incontra la nostra fede, allora le cose si realizzano. Ora occorre dire anche questo per i credenti. La nostra fede nel Signore che deve esserci sempre. Non può cambiare i tempi di Dio, ma deve incontrare Dio e quando la fede e il piano di Dio si incontrano, le cose avvengono in un attimo nel piano e nel disegno divino. Bene, abbiamo detto che il ministero reale terreno di Gesù è durato circa tre anni. La sua vita biologica, umana, quindi si aggira intorno ai 33 anni, ma per l'infanzia del Signore Gesù è riportato veramente molto poco, ma per quel poco ne vogliamo parlare, soprattutto la figura popolare di un Gesù un bambino, per molti è soltanto una tenera figura da adorare, ma io voglio rivolgere questa domanda proprio al pastore Paolo, ma secondo le scritture come vogliamo esprimerci circa questa infanzia di Gesù? Sì, diciamo che la parola di Dio non parla molto dell'infanzia di Gesù perché il tema principale è Gesù il Salvatore dell'umanità, per cui quello che interessava allo Spirito Santo di mettere in risalto nella scrittura era proprio il mandato che Gesù aveva ricevuto dal Padre per la salvezza dell'umanità, un mandato che inizia all'età di circa 30 anni. Tuttavia c'è tanta curiosità, c'è stata sempre una grande curiosità intorno al voler sapere come ha vissuto Gesù la sua infanzia, se è veramente... Essendo il figlio di Dio, essendo quindi Dio stesso sulla terra, anche da bambino poteva fare dei miracoli. Difatti, leggendo alcuni scritti apocrifi, alcuni evangeli apocrifi, ci sono delle storielle, delle invenzioni, diciamo, eh, intorno al bambino Gesù, come, come miracoli, magari che lui faceva me, eh, giocando con dei fanciulli della sua età, oppure miracoli che faceva nell'ambito della famiglia laddove. Suo padre Giuseppe, come falegname, alle volte non riusciva magari a completare un lavoro e Gesù interveniva, toccava diciamo, quell'asse, quel lavoro e il lavoro diciamo, veniva in effetti eh, a completamento mediante un miracolo. Tutto questo è falso, non è vero, perché la scrittura ce l'avrebbe detto. Del resto, comprendendo la serietà e il... Eh, il mandato che Dio aveva dato al suo figlio Gesù Cristo non possiamo assolutamente ammettere che Gesù da bambino giocava a fare Dio anzi la stessa scrittura più avanti nelle epistole dell'apostolo Paolo ci dirà che aveva rinunciato totalmente pur essendo uguale a Dio ad essere Dio sulla terra quindi lui doveva essere soltanto un uomo avendo anche egli diciamo così la natura umana a tutti gli effetti però un uomo perfetto un uomo obbediente un uomo Diverso da tutti gli altri uomini, proprio per riscattare l'umanità dal peccato in cui era caduto. Quindi Gesù era senza peccato, ma nello stesso tempo, proprio perché senza peccato, viveva in totale ubbidienza davanti a Dio e davanti naturalmente anche agli uomini. La sua infanzia, quindi, dell'infanzia, non, non, non viene trattata l'infanzia di Gesù se non. Facendoci conoscere come è nato, è nato diciamo, nella povertà, è nato in una grotta, eh, ha dovuto circoncidersi l'ottavo giorno come tutti gli ebrei, eh, è stato costretto a fuggire in Egitto, cioè ad essere portato dai genitori in Egitto a causa diciamo, di, 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 un, di una persecuzione che poi sarebbe venuta, di cui parleremo più, più, più avanti. Questi cenni. E poi man mano nell'adolescenza viene citato qualche cosa intorno al suo grande desiderio diciamo, di, di fare la volontà di Dio, di comprendere sempre di più le scritture. Giustamente già è già stato detto, e più di riguardare la figura, diciamo nel senso diciamo affettivo, di un Gesù bambino, dobbiamo ricordare quello che ha detto già il pastore Paolo che Gesù è venuto per ricevere un corpo, è un corpo umano come vero uomo. Quindi Gesù lo richiamiamo e continuiamo a riconoscerlo che è, è vero Dio, è stato vero uomo, è vero Dio. Questa è una realtà che porta a capire anche che se non se n'è parlato scritturalmente o non se n'è parlato molto dell'infanzia del Signore Gesù, è proprio perché perché la cosa importante, la parte più importante del suo mandato, della sua venuta, riguardava il ministero. E il ministero, abbiamo detto, comincia all'età di 30 anni. Beh, eh, vorrei continuare con altre domande sempre su quelle che abbiamo nella scrittura e voglio sempre esortarvi ad accettare esclusivamente i libri canonici della Bibbia. Il canone, la regola viene da canna, no? viene dalla regola, come il metro diciamo, è una realtà biblica che ci garantisce l'ispirazione della Bibbia. La Bibbia è stata ispirata dallo Spirito Santo e viene rivelata ai puri di cuore. Non la tenete troppo, i libri apocrifi oggi stanno facendo un giro enorme, soprattutto i Vangeli apocrifi, Bellini racconta tante cosucce che possono anche piacere la fantasia, ma rimaniamo nella volontà di Dio. Che la parola di Dio è quella che viene riconosciuta come nei libri canonici della Bibbia, Antico e Nuovo Testamento. Tornando all'argomento, io rivolgo una domanda al pastore eh, Daniele. Daniele, è bene che ci parli un poco di Anania e Simeone, eh, no, i quali sono due figure che sono legate, eh, diciamo proprio all'infanzia, alla al primo impatto, alla prima, diciamo, alla nascita, in un certo senso, eh, di Gesù. Ce ne puoi parlare un poco? Sì, voglio eh, fare una premessa, dire che queste storie, proprio sulla nascita, troviamo ben spiegato nel Vangelo di Luca, eh, capitolo 2. E di fatti qua ci sta questa narrazione di questo Simeone e di Anna, che erano due persone particolarmente credenti, particolarmente devoti alla parola di Dio, che credevano alla promessa di Dio, alla parola di Dio e Dio in tanti modi aveva promesso nell'Antico Testamento che sarebbe venuto il Messia, che sarebbe venuto un Salvatore, uno che avrebbe liberato il popolo dal peccato e da tante difficoltà. E allora questo Simone, eh, proprio mh, per una guida dello Spirito Santo, senza, diciamo, programmazione, è entrato nel Tempio e si trovava proprio là quando eh, Giuseppe, leggiamo eh, qua il capitolo 2, Giuseppe e Maria sono entrati per presentare il loro figlio Gesù e quando Simeone lo vide per un'ispirazione divina, lui lo prese in braccio e faceva una profezia. E vorrei leggervi proprio dal verso 29. Ora, Signore, lascia che il tuo servo muoia in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza che tu hai preparato davanti a tutti i popoli luce per illuminare le centi e gloria del tuo popolo Israele. Giuseppe e la madre Maria del bambino si meravigliarono di queste cose che lui diceva di lui. Ecco, una profezia, una parola ispirata da Dio. Viene dalla bocca di questo credente, non eh, sappiamo la sua storia di più, questa narrazione viene detta perché eh, praticamente rappresenta questo Simeone, tanti altri credenti che aspettavano il Signore, mentre Erode e altri volevano uccidere questo bambino, ci sono stati dei credenti che credevano nella Bibbia, credevano nella promesse di Dio come tra l'altro anche quest'anna, e parlavano di questo bambino come salvezza di Dio per il mondo. Ma questo Simeone fa anche una promessa, una profezia, possiamo dire, verso la mamma del bambino, verso Maria. E vi leggo qua qualche verso ancora. Poi Simeone li benedisse, e disse a Maria, sua madre, Ecco, costui è posto per la caduta e per l'inalzamento di molti in Israele, e per essere segno di contraddizione. E a te, rivolgendosi alla mamma, dice: A te stesso una spada traficerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Una profezia forse un poco difficile, ma ci fa comprendere che Gesù era particolare. Questo bambino Gesù era un inizio di una storia diversa, che sarebbe divenuto una persona dove molti praticamente vengono giudicati, gli uni lo accettano e saranno salvati e gli altri avranno contrastato, gli altri avranno eh, si saranno ribellati contro questo messaggio contro questo personaggio infatti Gesù veniva perseguitato fino alla morte e proprio c'è anche un accenno per la mamma che una spada l'avrebbe colpito quindi un'indicazione che lui avrebbe dovuto, dovuto morire È una morte giovane possiamo dire proprio inaspettata ma sempre per rivelare i pensieri degli uomini di molti cuori e noi potremmo dire per la salvezza di tanti che avrebbero creduto in Lui. Certamente, e eh, questo lo ricorderanno tutti i nostri telespettatori, che eh, la nascita, la venuta di Gesù ha trovato appunto, come diceva anche Daniele, un'opposizione soprattutto da re Erode, che in un certo qual modo eh, volevano contrastare ovviamente è il lavoro delle tenebre del principe delle tenebre. Bene, vorrei chiedere al pastore Paolo di parlarci di questa strage degli innocenti, che così è stata chiamata, vero? Che non fu né la prima e neanche l'ultima. Vuoi dirci qualcosa al tempo della nascita di Gesù vi era un re in Giudea che si chiamava Erode, il quale viene a sapere della nascita di Gesù come re dei giudei, da alcuni maggi che vengono mandati presso questo bambino Gesù per adorarlo. Questi magi sbagliano strada anziché andare direttamente in quel posto così umile e semplice che era la grotta nella quale Gesù era nato, vanno appunto presso questo re, pensando di trovare il re dei Giudei, questo bambino, il re dei Giudei, nel, in un contesto regale. E non era così ovviamente, ma questo re Erode si ingelosisce del fatto che in Betlemme è nato il re dei giudei e quindi vuole sapere dove si trova per farlo fuori. Ovviamente questo non sarà possibile, il piano di Dio nessuno lo può cambiare, lo può trasformare. Dio stesso attraverso un angelo comunicherà Giuseppe e Maria di trasferirsi in Egitto affinché il bambino non fosse ucciso, tant'è vero che Erode non conoscendo il luogo dove si trova Gesù fa uccidere tutti i bambini inferiori all'età di due anni in Betlemme, non saranno molti perché comunque la città di Betlemme è piccola Tuttavia ci sarà questa strage che viene definita la strage degli innocenti, non sarà appunto nella prima, nell'ultima, già cioè c'è stata una strage nell'ambito diciamo della Genesi, eh, laddove eh, il popolo di Israele a suo tempo era schiavo in Egitto e si stava moltiplicando all'interno della nazione egiziana e per timore che il moltiplicarsi di questo popolo potesse dare fastidio diciamo, al, ai, agli egiziani. Eh, ci fu un decreto affinché i primogeniti o perlomeno i maschi che nascevano dalle donne ebree venissero uccisi. E certamente anche dopo Gesù non sono mancate altre stragi che vengono definite appunto strage degli innocenti. Tuttavia, in tutto questo noi riscontriamo qualcosa di meraviglioso che il piano di Dio va avanti lo stesso per la salvezza dell'umanità. Nessuno poteva sopprimere il figlio di Dio finché questo figlio di Dio non adempiesse a quella che era la volontà del padre, vale a dire che morisse sulla croce per la redenzione di tutta l'umanità. È vero, eh, attraverso Erode c'era ovviamente il diavolo, c'era Satana, il quale ha sempre desiderato uccidere il figlio di Dio e fra l'altro uccidere eh, tutti quelli che gli appartengono, ma non ci riuscì allora non ci riesce oggi e non ci riuscirà mai perché, ripeto, il piano di Dio andrà avanti fino alla fine, finché Gesù non ritornerà, perché il piano di Dio è per la salvezza di tutta l'umanità. Il diavolo cercherà di far fuori quanto più è possibile tutto ciò che appartiene a Gesù, ma, ripeto ancora una volta, non riuscirà a vincere ciò che appartiene al piano di Dio, Gesù stesso un giorno lo dovette dire che la sua chiesa non sarebbe stata sconfitta, la mia chiesa dice le porte dell'Hades non la potranno vincere e sebbene il diavolo sia usato di tanti anticristi di tanti uomini spietati e duri per uccidere gli innocenti e come innocenti noi riteniamo eh, tutti coloro che veramente appartengono a Cristo Gesù eh, certamente ci ha tentato ci tenterà ma non vincerà perché la vittoria appartiene a Cristo Beh, parlando di Maria la madre di Gesù eh, pensiamo quanto è stato importante il suo ruolo quello avuto per crescere eh, questa, questo figlio che poi noi crediamo e confermiamo eh, Gesù è venuto per opera e virtù dello Spirito Santo da Maria Vergine e eh, vorremmo Dire a Daniele, vuoi dirci qualcosa riguardante questo ruolo di Maria, quanta responsabilità, quanta cura ha avuto verso questo figlio, questo figlio di Dio? Alleluia. E prima di tutto possiamo dire che sicuramente è stato difficile come è stato accennato questa strace, ha causato che Giuseppe e Maria dovevano fuggire in Egitto e quindi già, possiamo dire, ha iniziato male, solo più tardi potevano ritornare in Palestina e poi a Nazareth, e allora ha iniziato con un tempo difficile e forse anche questa grande responsabilità di sapere come è stato annunciato che lui era il figlio di Dio era una grande responsabilità e forse anche difficile per lei. Però d'altro canto eh, credo che è stata anche una cosa bella, una cosa facile, in quanto lei aveva queste promesse che Dio avrebbe curato, che Dio avrebbe protetto questo figlio in modo particolare. E leggiamo anche nella Bibbia che lui è stato un figlio ubbidiente, è stato anche un figlio che cresceva nella grazia di Dio, eh, nella sapienza di Dio, quindi... Penso che non gli avrà fatto delle difficoltà nell'adolescenza. Beh, dobbiamo dire una cosa, lo diciamo ai nostri amici perché è indispensabile. Noi stimiamo, noi evangelici, stimiamo Maria di Nazareth più di quanto si possa immaginare per il suo ruolo che ha avuto, ma ovviamente noi non adoriamo Maria. Noi rendiamo il culto secondo la volontà perfetta di Dio che è scritta nelle nel punto riportato nelle scritture noi adoriamo Dio in spirito e verità. Maria non riconosciamo eh, delle cose che gli uomini hanno stabilito, non l'ha stabilito la parola di Dio. Ripeto, noi amiamo, stimiamo Maria e per noi Maria è stata è la madre di Gesù uomo, non può essere la madre di Dio. Dio non ha madre. Dio è il creatore dell'universo. Quando diciamo Dio, noi intendiamo quel Dio trino nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Per cui vorremmo che eh, questa forma di poca conoscenza su questa dottrina, che molti dicono voi evangelici, non credete a Maria, a parte che parola, la parola credere è sbagliata in questo senso, perché bisogna credere eh, in qualcuno, in chi, bisogna credere in Dio. Maria è il personaggio, l'ancella del Signore che è stata elevata, è stata scelta da Dio perché? Perché era secondo il cuore di Dio, secondo i piani di Dio. Noi crediamo in Dio e attraverso la fe... il credere riceviamo la fede di Dio. Per cui è da sfatare questa situazione. La mariolatria è... è la teologia umana, non è teologia biblica e la stessa Maria non ha chiesto a nessuno di essere adorata. Non è una parola polemica, ma di chiarificazione mentre il pastore... Michele, a conclusione di questa prima trasmissione sull'infanzia di Gesù, vorrei che lui desse una parola conclusiva e in un certo qual modo riassuntiva anche delle cose che abbiamo già detto. In quanto eh, questo bambino Gesù viene presentato sempre in una certa maniera, eh, e pare che ogni Natale diventa sempre bambino Gesù. Eh, vuoi dirci qualcosa? Ma certamente. Eh... Io personalmente, lo dico da cristiano, non perché evangelico, protestante, che, che si voglia dire, mi, mi fa un po', diciamo, mi addolora un po' quando vedo specie nelle occasioni delle festività di Natale che alti prelati ecco, prendono questo bambinello di gesso, eh, lo baciano, insomma, come ostentando una sorta di adorazione, diciamo la verità, insomma, la stessa parola di Dio, nei pochi cenni di cui già sono stati dati dai miei fratelli, eh, in cui si parla della eh, Natività, dove ci fa vedere questo bambino Gesù, raccontato eh, più ampiamente dall'Evangelista Luca, ecco, ci dice che il Signore anzitutto ci parla che l'angelo di Dio apparve di notte ai pastori che facevano guardia alle greggi, per cui non era un periodo invernale, perché se facevano la guardia di notte e eh, non la facevano in un luogo chiuso perché non faceva freddo. Questo è un punto essenziale. Però al di là di questi, questi capigli o queste sottigliezze, vogliamo dire quando la gloria di Dio, così ci dice il Vangelo, risplende e ci fu quest'annuncio meraviglioso, glorioso. Oggi nella città di Davide è nato il Salvatore, che Cristo è il Signore, e questi pastori furono guidati così come. Era stato loro indicati ad andare a vedere quello che stava succedendo e noi leggiamo che quando essi arrivarono in quella mangiatoia e chiaramente soltanto la gloria di Dio poteva rivelare loro che questa gloria che si era manifestata, un annuncio soprannaturale, poi li, li portò non in una reggia ma in una grotta eppure non si meravigliarono, non si scandalizzarono, glorificarono Dio, resero grazie a Dio, non adorarono il fanciullo. La stessa cosa è stata detta di Simeone ed Anna, quando lo incontrano lì all'ottavo giorno nel Tempio, lo glorificano Dio, ringraziano Dio. Loro, in particolare Simeone ha avuto la rivelazione, l'aveva già avuto precedentemente, che non sarebbe morto fino a che non avrebbe visto la gloria di Dio e nel momento in cui lui realizza che quello è il dono di Dio per l'umanità, noi leggiamo che Lui lo prende in braccia, glorifica e ringrazia Dio. C'è solo un, un episodio almeno. In Gesù bambino di quei pochi che abbiamo ed è soltanto di questi personaggi un po' eh, diciamo misteriosi. Questi magi lo diciamo anche per onore: non sono i mitologici eh, Gaspare, Baldassare o Melchiore, quello non risulta in nessuna parte della parola di Dio, né che fossero tre, ci dice che portarono tre doni incenso e Mirra, da lì si potrebbe accostare che fossero tre, però non c'è nemmeno questa specifica. Però essendo questi personaggi un po' mistici, cioè, loro adorarono il bambino, ma nessun altro ha adorato Gesù fino a che non è stato rivelato come figlio di Dio. Non il bambino di Dio, ma il figlio di Dio. Bene, cari amici, anche il tempo a nostra disposizione è concluso. Proseguiremo il nostro cammino e parlando con la prossima trasmissione di Gesù nella sua adolescenza. Abbiamo parlato dell'infanzia, parleremo dell'adolescenza e ovviamente ricordando che la stessa mittente, il il stesso giorno, stessa ora, non mi resta che passare ai saluti. Pastore Daniele Bachmann, Paolo Malerba, Michele Romeo, Remo Cristallo, vi salutano col salutissimo, che Dio vi benedica.